Bene, come provami in pace? Grazie, a pace, buonasera a tutti. Evviva Babbo Mario, Simona. Grazie, grazie. Ok, come probabilmente sapete, io pubblico ogni giorno, da più di 10 anni a questa parte, almeno un post al giorno, disegnato ad incoraggiare, edificare e confortare chiunque abbia tempo e voglia di leggerlo, su Facebook, su YouTube, eccetera, eccetera. Non chiedo abbonamenti, partecipazioni o sottoscrizioni a nessuno e li pubblico sul mio profilo e sulle mie pagine volontariamente, gratuitamente e unicamente perché penso di aver qualcosa da dire che può essere di beneficio alla Chiesa italiana e a credenti in genere. Oh, se sbaglio perdonatemi, ma continuerò Dio volendo a farlo fino al mio trasloco finale. Oh, nonostante ciò, sembra che tali interventi, questi post eccetera che io metto, diano davvero tanto fastidio a certi cristiani che ci tengono a farmi pesare regolarmente l'errore delle mie convinzioni e soffrirne le conseguenze verbali quasi ogni giorno, anzi ogni giorno. Ma come Paolo diceva, Mario ripete, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Oh, c'è un predicatore noto a tanti di voi, il quale, per la seconda volta, sparlando di un altro predicatore amico mio, che molti di voi anche conoscono, si basa sul versetto dei Proverbi che dice: quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici. E così afferma questo predicatore sparlante, e così afferma che se hai tanti nemici, come l'amico mio e come io, vuol dire che le tue vie non sono di gradimento a Dio. Strano. Perché in quel caso l'Apostolo Paolo, pur straboccando di nemici, ha scritto 2/3 del Nuovo Testamento, con l'innegabile beneplacito del Signore. Ah, ma forse si sarà sbagliato Dio, cosa vuoi che ti dica? No, avere nemici nella Chiesa non vuol dire che Dio non gradisce le tue vie, ma anzi, che probabilmente tu stai dando fastidio a qualcuno, predicando un Vangelo scomodo, una grazia iperpotente e un Dio che non è Babbo Natale. Paolo, Pietro, Giovanni, Giuda, nelle loro epistole, si scontrano regolarmente con questi tipi di persone, i quali li accusano di predicare un Vangelo troppo facile, una grazia troppo iper, una salvezza troppo sicura, un'eredità troppo incorruttibile. E questo chiaramente non va bene quando si ha bisogno di controllare gli adepti attraverso regole, comandamenti e minacce. E per farla completa, tutti questi fratelli e sorelle che impugnano il revolver del religionismo carico di proiettili pieni di tradizione e che sparano accuse di sacrilegio, false dottrine, apostasia, il più delle volte mi danno un versetto fuori contesto che sembra dire che puoi perdere la salvezza, con il quale versetto pensano di poter annullare le mie dozzine di altri versetti che affermano invece l'opposto, che non la puoi perdere. Oh, dopo quasi 40 anni che predico la grazia, ancora mi riesce difficile credere che gran parte della Chiesa in Italia preferisca un Dio padrone e cattivo che cerca un qualsiasi motivo per mandarti all'inferno, piuttosto che un padre amorevole e buono che cerca mille scuse per tenertici fuori. Non, non,
E il risultato di tale preferenza è una caccia alle streghe. Io, tra l'altro, che come mi azzardo a parlare della salvezza imperdibile, del perdono intoccabile o della vita eterna, sento partire le pietre da oltreoceano, anche se abito a più di 8.000 km di distanza. Comunque, nella mia continua esperienza di una tale trascurabile tribolazione, come si dice in inglese, water on a duck's back, acqua sulla schiena di un'anatra, avete mai vista che non si ferma, all'anatra passa manco per capo, ok. Ho ricevuto recentemente parecchi commenti negativi a riguardo di due post che ho pubblicato negli ultimi giorni. Oh, il primo era: figlie, figlie per sempre, non permettere alla religione di intimidirti nel farti pensare che puoi perdere la tua figliolanza con Dio. Dio ti ha amato così tanto che ha dato suo figlio per farti figlio. Se avesse voluto servi, avrebbe dato un angelo. E il secondo: non ho fatto nulla di abbastanza buono per guadagnarmi la salvezza, ergo non potrò mai far nulla di abbastanza cattivo per perderla. Anatema, sacrilego, ha detto che Dio è buono più di quanto io possa essere cattivo, sacrilegio, arrogo, ha detto che Dio Padre non caccia i suoi figli da casa anche se si comportassero male, falsa dottrina. Beh, ragazzi, che tristezza, c'è questa fissazione che Dio deve mandare la gente all'inferno, in qualche modo ci... Non importa quello che scrivo, proprio 5 minuti prima di iniziare la diretta mi arriva un messaggio, una che mi dice, cioè, ma come la metti con questi versetti dove Gesù dice non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, ma solo quelli che fanno la volontà di Dio, io vi guarderò e vi dirò andatevene, non vi ho mai conosciuti. E io gli ho detto: amore mio, ma leggi? Leggi, e poi mi dice: e questo è chiaro che vuol dire che la grazia non basta, bisogna doversela tenere, fare la volontà di Dio. E io gli ho detto: ma leggi, Gesù dice non vi ho mai conosciuti, cosa vuol dire? Vuol dire che non erano figli, non vi ho mai conosciuti, vuol dire che non erano figli che hanno perso la figliolanza, vuol dire che non erano mai stati figli e che chiaramente nel regno dei cieli non ci vanno, anche se dicono Signore, Signore. Non solo, ma sono proprio quelli che dicono Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli, abbiamo scacciato i demoni. In altre parole, guarda tutto quello che noi abbiamo fatto, siamo riusciti a fare. Tu, il tuo sangue, la croce, sì, vabbè, è importante, ma guarda quello che abbiamo fatto noi. È per quello che Gesù gli dice: non vi ho mai conosciuti. Ragazzi, leggetela la Bibbia, non lasciatevi ipnotizzare dai religionisti che vi dicono: ecco, vedi, non tutti entreranno, e lo credo che non tutti entreranno nel regno dei cieli. Quelli che Gesù non conosce non ci entrano, ci entrano solo i figli. Comunque, stasera, il Vangelo nudo e crudo, prima parte. Oh, ne ho parlato del Vangelo nudo e crudo, ne ho parlato nel mio libro La mela intera, ma in questa sera vorrei fare una piccola ricapitolazione velocissima, perché chiaramente con due puntatine di mezz'ora non ce la facciamo. Stasera è domenica sera. Oh, tra l'altro, venerdì sera e sabato sera non mancate, perché pubblicherò in anteprima due video sul suicidio, che saranno molto interessanti. E che già mi immagino, ragazzi, gli sceriffi della religione caricano le pistole e sono pronti. Ok, vediamo cosa dice Marchio del suicidio. Ok, non mancate. Allora, la parola Vangelo nel greco originale è Evangelion, che è formata da due paroline. Iu, che vuol dire buono, e agele, che vuol dire novella, notizia. Ok? Quindi Evangelion non vuol dire Evangelo, ma vuol dire buona notizia, che è stata messa
traslitterata, come si dice? In inglese si dice transliterated, con la parola evangelo. Tant'è vero che euangelizo, che è il verbo di evangelion, vuol dire evangelizzare, ma è tradotto di solito come ha fatto un annuncio di buona notizia. Quindi il cuore dell'Evangelo è la buona notizia. Facciamo un'illustrazione, ok? Mettiamo che tu sei cascato in una pozza di sabbie mobili che ti stanno lentamente inghiottendo. La morte è inarrestabile, proprio come la nostra vita di ogni giorno. Che tu abbia 5 mesi, 5 anni, 50 anni o 75 come ce l'ho io, ogni giorno ti avvicini un giorno di più alla morte. Marchio, ma è triste. Amore mio, se vuoi che ti dica, questa è la verità, la verità. Se sei un cristiano, la tua morte sarà solo una, quella fisica. Esci da questo corpo e entri nell'eternità meravigliosa con Dio una volta per sempre, per non uscirci mai più. Se invece non sei cristiano, stai attento a quello che dico stasera, perché magari ti può interessare, visto che 70, 80, 90 anni, sì, vabbè, però l'eternità, ragazzi. Ok. Queste sabbie mobili sono la clessidra della vita, che piano piano esaurisce la sabbia, fino a che un giorno non ne rimane più. E amore mio, questa è la possibilità di ricarica, non c'è. Immaginati quest'immagine. Voglio farvi vedere un'immagine. Immaginati quest'immagine. Guarda quest'immagine. Quanta sabbia ti è rimasta? Interessante, eh? Ma perché nella maggior parte dei casi, cioè, se nessuno di noi sa quanta sabbia è rimasta. Quante persone ci sono che i dottori gli dicono hai 3 mesi di vita e 10 anni dopo sono ancora lì? Mentre altri che sono belli pimpanti, 25, 26, 27 anni, pam, un incidente, via. Quindi nessuno di noi sa quanta sabbia c'è nella nostra clessidra, ok? Speriamo che ce ne sia ancora un po', perché a me fa piacere, qui con l'amore mio celeste, mia moglie, i ragazzi, i nipotini, e poi con voi, mi farebbe piacere restare un altro paio di anni, ma non lo so, vi rendete conto che non lo so se sono arrivato agli ultimi 5 granelli, in questo momento sto parlando con voi, tic, 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 5 granelli, quando arriva il 5º, pa, Mario trasloca. vabbè, comunque, quindi, immaginati quell'immagine e qualcun altro dall'altra parte dello schermo che ti informa della tua situazione, dandoti una notizia, ok? Ti fa un annuncio, ti dà una notizia. Tu sei lì con questa immagine, con la manina che sta uscendo dalla clessidra, dalla sabbia, che stai affondando, e qualcuno ti dà una notizia, ti parla e ti dice, se fosse Maometto, ti direbbe, sei uno sporco peccatore e ti meriti la fine che stai facendo, spera solo che Allah si sia svegliato di buon umore, Allah e non Aka, altrimenti sei cotto. In altre parole, sei nelle mani di un Dio crudele e diabolico, a cui non interessa niente di te. Questa è una cattiva notizia, ok? Non si scappa, questa è una cattiva notizia. Mosè, il Papa e vari predicatori evangelici ti direbbero, qui ci sono 613 regole da seguire. Qui ci sono 613 regole da seguire. Mi raccomando, metticela tutta. Non mollare, perché devi riuscire ad arrivare fino alla fine tenendo queste 613, ubbidendo queste 613 regole. Quando sei riuscito ad ubbidire la 613esima, ti assicuro che Dio ti tira fuori dalle sabbie mobili. In altre parole, non ce la farai mai, ma impegnati più che puoi.
cos'è? Do ut des, fai e ti sarà fatto, ciò che semini raccogli, se ti comporti bene Dio ti premia, se ti comporti male Dio ti castiga, la tua salvezza dipende da te e non da Dio. Questa è una normale notizia, quello che ho predicato negli ultimi due video, è il Dio Babbo Natale, a cui credono tutti, no? Se sei buono ti premia, se sei cattivo ti castiga. Normale. Poi invece c'è Gesù, il quale stende la mano verso la tua e ti dice: qui, dai, prendi la mia mano. Quella è l'unica cosa che devi fare, perché dipende unicamente da te se vuoi prenderla o no. Ma se la prendi, la mia mano, ti tiro fuori per sempre. Puoi contarci, ho giurato sulla mia vita. Semplice offerta di salvezza. Sei condannato a morte, prima o poi la sabbia finirà, prendi la mia mano che ti salvo, ti tiro fuori. Niente scuse, niente condizioni, niente clausole speciali, niente postille, niente se prometti di non farlo più, niente se allora ti tiro fuori, se ti penti, se prometti di non farlo più, se ti ravvedi, se no, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Gesù ti tende la mano e dice: dai, prendi la mano. La grazia offre, la fede prende la mano e il risultato è la salvezza eterna. Oh, niente, ma non me lo merito, perché Gesù risponde: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, non per meriti, perché nessuno si glori. Efesini 2:8-9. Niente, ma non ho nulla da darti, Gesù risponde. Dio non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Atti 17:25. Non è... Ho dato la mia vita al Signore. Ma quale vita hai dato al Signore? Lui che ha dato la sua vita a te. Accettala, stai tranquillo, rilassati, appoggiati sul petto di papà, lascia che le sue braccia enormi ti circondino, tira un sospiro di sollievo e vivi la tua vita. Niente, chi ti dice che una volta che mi hai tirato fuori non ci caschi di nuovo? E Gesù risponde: con Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti. Rullo i tamburi. Tutti. Cosa vuol dire tutti? Tutti vuol dire tutti. In greco vuol dire tutti. In ebraico vuol dire tutti. In siciliano vuol dire tutti. In napoletano vuol dire tutti. In sudafricano vuol dire tutti. In senegalese vuol dire tutti. Tutti vuol dire tutti. No, solo quelli che hai preso. No, quelli non sono solo quelli. Sono tutti, tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Stai a sentire Babbo Mario, ma davvero pensi che Dio non sapeva quello che avresti fatto domani? Ma o tu che ti dichiari predicatore, conoscitore della parola di Dio, eccetera, eccetera, ma veramente pensi che Dio... Ma guarda, Pasquale l'ha fatta l'altra volta, ragazzi. Mamma mia, Michele, adesso cosa facciamo? Questa proprio non me l'aspettavo. Colossesi 2:13, perdonandovi tutti i peccati. Niente, ma non hai bisogno di una dichiarazione di fedeltà, non so, qualcosa di scritto, non lo farò mai più, rimarrò fedele a te. Gesù risponde: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. 2 Timoteo 2:13. La tua fedeltà non cambia, la tua infedeltà non cambia la fedeltà di Dio. Scendi dal pedestallo, non sei tu che l'importante. Qui nell'equazione dell'universo, tu ed io non contiamo un accidente. Siamo enormemente importanti perché Dio ci ha reputati così importanti da dare la vita di suo figlio per riscattare la nostra. Quindi, ma nell'equazione dell'universo quello che conta è Dio, l'iniziativa è Dio, l'importanza è Dio, la grandezza è Dio.
Quindi se tu sei infedele, la Bibbia dice lui rimane fedele. Quindi se ti ha detto chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Non dargli del bugiardo a Dio. Se ha detto che perdonato, ti ha perdonato tutti i peccati, vuol dire che ti ha perdonato tutti i peccati. No, ma allora sono... No, leggi. Ok, niente. Ma non vuoi proprio niente, Gesù? E Gesù risponde, no, grazie, tutto è compiuto. Prendi la mia mano che ti tiro fuori. Giovanni 19:30. Questa è la buona notizia. In queste due puntate coprirò il Vangelo della pace, il Vangelo della grazia, il Vangelo della salvezza e la potenza del Vangelo. Oh, questa sera Romani 10:15, dove Paolo descrive il Vangelo della pace. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace, che annunciano buone notizie. O come la mette la versione The Message dall'originale di Isaia 52:7, che belli sulle montagne sono i piedi del messaggero che porta buone notizie, che dà la notizia che tutto va bene, che annunzia tempi di ristoro, che annunzia la salvezza dicendo a Sion, il tuo Dio regna. Oh, questa è la semplice descrizione di quanto succedeva ai tempi antichi, quando gli antichi eserciti andavano in guerra. Oh, a quei tempi non c'erano le radio, niente WhatsApp, niente mail, Telegram o i cellulari. Quindi soltanto gambe e corde vocali. Non c'era modo loro erano lì a chilometri di distanza dal paese e non c'era modo di comunicare e di dire a quelli del paese guardate che sarà meglio che ve ne andate perché stiamo perdendo la guerra, quelli arrivano e vi scannano. No, lì era questione di niente, non c'era comunicazione. C'era soltanto un ragazzino, giovane di solito, snello, che sapeva correre, che aveva gambe e corde vocali. La persona con i bei piedi di cui parla Paolo, citando le parole del profeta Isaia, non era altro che questo ragazzo capace di correre per lunghe distanze, che era chiamato evangelista, portatore di buone notizie, evangelista, eu agelos, buon angelo, buon annunziatore. Immaginate questo. Mariti, figli, fratelli, amici partono per andare a combattere il nemico. Ok? Arrivano le sentinelle, eccetera. Dico, è arrivata l'armata del nemico, stanno marciando verso di noi. Allora tutti quanti, il re chiama tutti quanti e si avviano. Contrariamente a quanto fa il codardo politico di oggi, che manda gli altri, il re andava con loro. Nessuno al villaggio da quel momento sapeva più nulla, per mesi, talvolta per anni. Abbiamo vinto, abbiamo perso. Di chi saranno i prossimi piedi che vedremo sulle colline che circondano il villaggio? Dei nostri cari o degli odiati nemici? Ecco perché appena la battaglia era terminata ed era stata vinta, il re mandava l'evangelista di corsa al villaggio per annunciare agli abitanti che la battaglia era stata vinta. La guerra era finita e il nostro re aveva trionfato. Ecco perché i suoi piedi erano belli sulle montagne, perché portavano, che cosa? La buona notizia. Era il portatore di buone notizie, e evangelista, euagelos, era portatore di buona notizia, portava la buona notizia e cosa diceva? Diceva la battaglia è finita, la guerra abbiamo vinto e il nostro re ha trionfato. Questa è la buona notizia. Non aggiungere nulla, non distorcere nulla, annuncia solo ciò che è successo. Tutto è compiuto. La battaglia è stata vinta, la guerra è finita e il nostro re ha vinto. Quello, amore mio,
E solo quello è il Vangelo. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo domenica. Ciao a tutti.